Buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo. Buonasera a Buonasera, tutti, ragazzi. buonasera. Io sono Andrea, il manager della pagina MLB Italia, per chi non sapesse chi sono. E siamo qua stasera in compagnia di due fantastici amici che sono stati già con noi nella diretta a marzo in cui avevamo presentato il World Baseball Classic, la nuova stagione. Abbiamo qui con noi Matthew Thorgard, alla nostra sinistra. Buonasera, Ciao Andrea. dottore. Dottore sarà Poi a lei. È vero, tra poco anche doppio, però vabbè, niente spoiler. E dall'altra parte abbiamo Puma Zeta. Buonasera, Christian. Buonasera e grazie mille dell'invito per questa sera. Grazie a te Grazie a per te, Andre, essere per averci invitato ancora, perché è un onore e un privilegio, qui. quindi Grazie a voi, ragazzi. assolutamente. Grazie a voi per avermi seguito in questa iniziativa di nuovo. Allora, di cosa parliamo stasera? Siamo giunti si è chiusa la prima metà della stagione MLB 2023. Ci sono delle cose interessanti che si sono verificate, ma poi dopo ne parleremo mano a mano. E io direi, facciamo come a marzo, partiamo dalle classifiche delle squadre e delle division al momento. Mi date i vostri voti, A, B, C, D, come volete. Ne parliamo un po' liberamente, così come capita, a tappeto. Va bene? Let's go. Poi Vai. vediamo se salta fuori qualche elemento interessante. Tanto stasera volevo far vedere anche stasera brandizzato. Teo, facci vedere la tua che è clamorosa. Questa è una chicca di Questa è una prima chicca categoria, clamorosa. ragazzi. Divisa ufficiale dei Florida Gators, tantissima roba, ragazzi. Tanta, tanta roba. Originale. Originale. Originale, esatto. Vabbè, Christian Originale. non ha la maglietta, ma ha un bellissimo cappellino che possiamo Esattamente, beh, vedere. sì, io ho i Kiss che indossano la maglia ufficiale degli Orioles, quindi va, passo così. E allora direi che questa mi sa che ci batte tutti. Ma boh, ragazzi, io partirei. Prego. Partirei, dai, partiamo dall'American League West, che è il famoso bagno di sangue che Teo diceva a marzo, a inizio stagione. Perché abbiamo in prima posizione i Tampa Bay Rays, poi in seconda East. posizione i Baltimore Orioles, per la gioia di Christian, poi in terza posizione i New York Yankees, Toronto in quarta posizione e Boston in quinta. Piccola curiosità, tutte le squadre della division presentano un record positivo, comunque superiore al 50%. Quindi a ulteriore testimonianza del bagno di sangue che è questa divisione. Vai, Tampa Bay, partiamo. Poi, chi vuole dei due? A, B, C, ditemi tutto. Un chiarissimo A, ma hanno fatto inizio di stagione storico, come abbiamo visto, poi ha mollato un attimino la presa nella seconda metà della prima metà della stagione, però comunque rimane una delle squadre più imbattute dell'American League in generale, e attualmente in testa in una delle divisioni più toste e ostiche, di tutta la MLB, quindi un A direi a diritto. Sì, no, ma la A più S, cioè sono quei voti da fantascienza. Quindi è una roba clamorosa. Hanno un differenziale di punti fatti e punti subiti che fa paura. Hanno un monte di lancio clamoroso e in più questi battono anche. Quindi dargli meno di S è clamoroso. Piccola parentesi, per chiunque partecipi, sappia che noi non siamo giornalisti, siamo tifosi, quindi cioè, l'opinione libera è condivisa. Siamo Quindi, spettatori, esatto. assolutamente. Quindi, tanto, Non ciao Ale, siamo ciao tecnici. Franci, perché c'ho della gente che viene, saluta, quindi salutiamo anche noi, telespettatori Ti sei portato il pubblico. che arrivano. E no, è una squadra clamorosa che è destinata a vincere la division a meno di implosioni. È vero che sono in un momento un po' di calo, perché sono in 5 perse di fila adesso, però insomma, è una bellissima squadra. No, anch'io do una bella A più, S come volete, A più, perché inizio di stagione storico ne hanno vinte 13 in fila, mi pare, se non erro. Le prime 13 vinte tutte, veramente stagione pazzesca da parte di tantissimi giocatori. Wander Franco si sta confermando come il Golden Boy della nuova era MLB. McClanahan sul monte è una sentenza, anche se adesso si è infortunato. Poi vabbè, il nostro amico Randy che non lascia mai a desiderare. Niente, S o A più come volete. Per me è squadra della prima metà sicuramente, a mani basse. Che poi non Posso è rispondere a neanche. Giovanni un attimo che ha fatto la domanda Vai, subito sui Rays? vai, Stagione inaspettata la loro o no? Ti direi ni. vai, vai.
Nel senso che io me li aspetto sempre nelle prime due o tre posizioni. Così in alto in prima posizione, no. Ecco, perché non mi aspettavo facessero una stagione da Dodgers, ecco. Lo stavo per dire, mi stavo agganciando al discorso che non li reputo una sorpresa vera e propria, perché comunque negli anni ci hanno abituato a fare stagioni comunque molto, molto positive. Degli Athletics parliamo dopo, quando ci arriviamo. Poi anche nel roster Beh, è cambiato bel relativamente nickname poco. comunque, bel nickname dell'utente, apprezzo, io apprezzo molto. Vai, Cri. No, dicevo semplicemente che nel roster è effettivamente cambiato poco rispetto all'anno scorso, quindi ci si poteva aspettare effettivamente un andazzo, una linea, una traiettoria simile all'anno scorso, che comunque rifà la raffa nei playoff, ci arriva sempre, fa sempre bene, quindi inaspettato, sì, anche io direi non più di tanto. Più che altro l'inaspettato che arriva dopo. Esatto, ci agganciamo alla seconda squadra della divisione. Qua Christian partite a cannone. Baltimore Parto io Orioles al cannone. 51-35, dici Allora, un tutto. risultato incredibile, ma anche un pochettino bugiardino, nel senso che dobbiamo dirlo. I Baltimore Orioles stanno sorprendendo questo inizio stagione, e su questo, a livello dei risultati, sono secondi anche di una bella spannettina rispetto ai New York Yankees. Recentemente la serie con gli Yankees non è andata neanche tanto male. Diciamo che il grosso pregio degli Orioles sono a livello di bullpen. Hanno dei reliever veramente terrificantemente forti. Mi riferisco in primis a Bautista, Félix Bautista, oppure a Yener Cano, che si è distinto quest'anno in particolare. La grande debolezza dei Orioles, e del motivo per il quale non me li ci vedo poi granché in gara post-season, è proprio la rotazione dei partenti, che a livello statistico e nella media, anche direi sotto la media a livello di MLB. Quindi gli Orioles hanno due strade da percorrere, perché in questo momento comunque sono in gara. La domanda è: vogliono rimanere in gara post-season fino ad ottobre? Se la risposta è sì, durante questo agosto, durante il periodo estivo, bisognerà assolutamente attuare qualche cambiamento, perché con una rotazione partenti in questo senso non si va da nessuna parte. Gli Orioles hanno una grande moneta di scambio, che sono comunque i loro prospetti. Ricordiamo che nei top 100 ne hanno ben 10, e quindi hanno tanto da poter offrire in cambio. La domanda è: vogliamo correre fino ad ottobre quest'anno e tentare il tutto per tutto, o ci teniamo comunque i nostri prospettini e continuiamo a crescere nel corso degli anni? Punto di domanda. Vedremo cosa decideranno di fare i vertici. Tu cosa faresti? Io cosa farei? Io non vedo i Baltimore Orioles come contenders veri e propri nella Ok. playoff. Voglio dire, magari ci qualifichiamo anche, ma io penso che al più presto nella Division Series veniamo spazzati via. Quindi non so quanto un investimento ne varrebbe effettivamente la pena. Da tifoso ti direi, da un lato, sì, dai, tentiamo il tutto per tutto e proviamoci. Realisticamente, non so, i Baltimore Orioles non hanno la stessa profondità di squadra come dei Dodgers, per esempio, che nonostante mutilati continuano comunque a rimanere in testa alla divisa. Sono gli Orioles, più che offrirti qualcosa di scambio per poi rovinarsi comunque il futuro, perché i prospetti che hanno cresceranno, diventeranno più forti e formeranno la squadra del domani, bisogna prendere una decisione. Quindi tutto questo ti porta a dare un voto che è? Bravissimo. Ah, ma assolutamente S per quello che è arrivato fino adesso, ma ci mancherebbe altro. Assolutamente sì. Vai, Anch'io, Teone. guarda, come dicono comunque gli spettatori, dovrebbero puntare a crescere negli anni. Io terrei i prospetti. Sì, nel senso, ha dato buon frutto, e ad uno dei, appunto, dei, come dire, dei vivai migliori della MLB, io continuerei a puntare su questa strada. Non Ha voglio. senso, cioè se ci pensi il percorso di crescita deve essere graduale, no? Cioè l'anno scorso hanno fatto una grande stagione, sono arrivati comunque non ultimi da ultimi pronosticati. Adesso sono a quello step successivo che magari si qualificano ai playoff. I Baltimore Orioles sono la squadra del futuro, no? Un po' come Seattle, no? Sono quelle squadre che sì, non quest'anno, però l'anno prossimo. Poi cioè, hanno una bellissima rotazione dei rilievi, come diceva Cree, hanno dei giocatori che a me fanno impazzire, Santander, Mullins, Mountcastle, quando c'è Austin Hayes, insomma, è gente che ci sa fare, insomma, Ruchman, sa perdere, insomma, Anderson, anche. no, Grayson Rodriguez, vabbè, possiamo veramente elogiarne tanti. Sì, cioè, ha ragione Fede, tra l'altro, ciao Fede, quando diceva appunto per tenere i prospetti per poi i prossimi anni, perché comunque questi hanno già il core, aggiungono quei due o tre giovani in più, questi fanno divertire davvero. Il problema è che giocano in questa divisione macello che è l'East, perché è quello il problema. Giocassero nella Central, cioè,
carrozzista, in carrozza proprio. Non solo nella Central, però. È la maledizione degli Orioles, questo ormai. Si sa. Si va. No, anche io darei una piena. Ah, e in caso si qualificassero per i playoff, diventerebbe S automaticamente. Perché appunto io, Cristian mi ucciderà, però li avevo pronosticati ultimi nella division mi ricordo, a marzo. Prendendomi i nomi da parte... No, beh, sto scherzando. No, comunque, comunque li avevo pronosticati ultimi. Eppure ci stanno stupendo. Hanno un record di tutto rispetto. Sono davanti agli Yankees anche di qualche partita. E quindi direi ottimo. Direi assolutamente ottimo. E mi legherei alla terza squadra in classifica, che sono i New York Yankees, con un record di 48-40. E allora, parto io a sto giro, dai. Io mi sento di dare una B meno, perché comunque la stagione buona la stanno facendo, Cole in stato di grazia, poi c'è stato un avvenimento di cui parliamo tra poco. E Aaron Judge è sempre Aaron Judge, però potevano fare di più, secondo me. Quindi B meno è di incoraggiamento per incitarli a fare un po' di più. Ditemi. Io gli do un A meno invece, perché okay, comunque gli Yankees bisogna considerare che stanno soffrendo una piaga di infortuni, non di meno, nel senso che hanno perso subito il partente Rodon, che doveva far faville. Adesso torna, tra l'altro. Ho visto che torna. Perfetto, spero per loro, perché effettivamente già è stata una grande mancanza. Poi più recentemente era mancato Aaron Judge, che si è stirato il ligamento lì dell'alluce, e già lì anche si è notata il calo a livello offensivo. Nonostante tutto ciò, comunque sono rimasti a galla, sempre, stiamo parlando comunque dell'American League East, quindi chi molla il pezzo è subito fuori dai giochi. New York Yankees sono ancora nei giochi, e una volta che rientreranno questi infortuni, e speriamo per loro non se ne creeranno di nuovi, sono assolutamente in gara per la post-season. Quindi non mi va di analizzarli più di tanto con un voto, perché gli infortuni sono infortuni e rimangono una squadra con una tale profondità che possono comunque fare bene, diciamo, con qualche elemento in meno. Sono una squadra non trascurabile, gli Yankees, perché comunque questi non vincono dal 2009, tutte le volte puntano a vincere, qualcosa va sempre storto, diciamo, perché sì, l'anno scorso sono incappati in Houston e ok. Hanno un sacco di infortuni, perché il monte di lancio non può essere solo Cole, infatti, cioè, lo si vede un pochino che Cole fa delle stagioni di Cristo, delle partite di Cristo, gli altri arrancano. C'è stato un grande exploit di un lanciatore trascurabile, però nel senso, è un exploit che comunque ha fatto la storia, ne parliamo a postilla, diciamo. Una B in fiducia, perché questo è il completo, possono puntare ad arrivare, non ti dico primi, ma se la giocano tranquillamente con Tampa. Per rispondere a Giovanni, Volpe è forte o no, è un rookie, un giovane, va aspettato. Vediamo l'anno prossimo, esatto. Volevo sì, dirlo io prima riguardo a Volpe. Bisogna capire il suo potenziale l'anno prossimo, ed è un rookie, quindi... Non sta facendo male, ma secondo me quest'anno di rookie migliori ce ne sono, sì, e ne parleremo. Con calma. Poi, ci arriviamo a tutti. Si parlava dell'evento storico, no? Lo sdoganiamo? Tanto ormai chi ci segue penso lo sappia, no? Parla, cioè, visto che hai fatto anche un video a riguardo. Esatto, che se volete vi linko già qua per gli spettatori, per chi volesse vederlo, ho preparato già il link. Come si sempre aggancia a fare la marchetta, o a fare la esatto, marchetta. Esatto, se qualcuno vuole. A parte che, apro parentesi, continuate a seguire Andrea, perché deve arrivare ai 1000 follower per MLB Italia, è un lavoro che merita. Apriamo parentesi. Poi oltre a seguire Christian, che è molto bravo di me. Detto questo, no, l'evento è il Perfect Game di Domingo German, che io ho esagerato a dire che è un lanciatore trascurabile. Diciamo che è un lanciatore da complemento di rotazione, è un lanciatore che ha alti e bassi, cioè adesso le statistiche sue dicono che ne ha vinte 5, ne ha perse 5, ne ha media punti per un lanciatore di 4,5, nonostante la Perfect Game. Non è un fenomeno, quindi. No, che non è un fenomeno incredibile. No. È vero che abbiamo avuto perfect game di giocatori come Dallas Braden, ok? Quindi, cioè, gente non indimenticabile. L'ultima perfect game in realtà è un giocatore indimenticabile, che è il re, Félix Hernández. Da un certo punto di vista dispiace, ne parlavamo anche prima noi in privato, perché è una perfect game avvenuta contro quello che resta degli Oakland Days. Che quindi, cioè, non ti dico è più facile
facile farla perché non è vero. No, però, non è mai so, facile fare una perfect ma... game. No. Insomma, a Oakland gli viene tutto male. Ecco, a lì anche si è girato tutto bene in questo caso. È comunque qualcosa di storico. Cioè, noi ci ricorderemo di due cose in particolare, cioè di Ohtani, ma ne parliamo dopo, e della perfect game di Germano. Cioè, noi nati negli anni 90, cioè, non, che si vedono negli anni 2020, non puoi non ricordarti queste cose qui. Cioè, è una cosa È clamorosa. storia, Quindi, è oh, storia. sì, storia, niente da dire. Ti è venuto un po' a cazzo questo perfect game? Abbastanza, stavo ridendo sì, perché cioè, sì, si sono allineati i sì e pianeti no. e è capitato, ecco, Vabbè, sì. ma è normale, quando c'è di mezzo una perfect game, i pianeti si allineano sempre, ce ne sono state 24, quindi proprio, Sì, quindi 24 su più una, dai, milioni, più sì, una. esatto, quella, vabbè, quella lì per me è perfetta. Sì. Stiamo parlando dei Detroit Tigers e Galarraga. Se non sapete, andate a informarvi perché è stata una Soprattutto vera e propria guardatevi l'intervista a rapina Jim Joyce, manoscritta. l'arbitro di prima, che ancora oggi lo vive come un incubo, quella chiamata errata. Sì. Quindi. E comunque, tornando al 2023, Toronto, quarta forza nella division, 48-40, stesso record degli Yankees, e anche lì, che voto gli diamo? B? Non lo so, perché hanno potenziale, però gli manca sempre il centesimo per fare l'euro, e sono 3 anni che devono arrivare i primi, spaccare il Esatto. mondo, e poi sono sempre lì nel mischione. Non lo so, No, ditemi. sono 3 anni che Vladimir Guerrero Jr. continua a dire che avete visto su quest'anno, avete visto soltanto il trailer, l'anno prossimo vedrete il film completo. Poi comunque è sempre soltanto una parte di questo film. Non stanno facendo male. Io, uno dei giocatori, uno degli interbase che preferisco è Bobby Schett, che anche quest'anno continua a essere sicuramente uno dei giocatori più forti di questo roster. Però ecco, sono lì, in una divisione, ripeto, ogni risultato di questa divisione da A, se vogliamo, perché sono tutti risultati vincenti, sono tutti a contendersi una divisione da massacro e quindi non c'è veramente nessuno da penalizzare in questo senso. Si può fare di più, soprattutto anche perché quello che peccano i Blue Jays sono perdere le partite de determinanti, soprattutto nell'ultimo mese ha avuto veramente diverse occasioni per poter incalzare gli Yankees nella gara divisionale, non l'hanno fatto perdendo appunto le partite cruciali. Il che è peccato, però comunque rimangono lì, siamo a metà stagione, può succedere ancora di tutto. Se abbiamo dato B agli Yankees, dai B anche a questi, in realtà, perché Sì. hanno un monte di lancio forse più orrendo di quello degli Yankees, se possibile, perché io, per esempio, ho visto alcune persone di Alek Manoah che fa, non ti dico pietà, ma insomma, Ha fatto non è abbastanza quello dell'anno spavento. scorso. Ha fatto Ma abbastanza secondo me, spavento, perché, sì. sai perché? Perché ha subito l'orologio. Le regole nuove, secondo me, hanno inciso su di Può lui. E essere. quindi Sì. lancia peggio. Poi, vabbè, delle regole nuove magari ne parliamo. Però, insomma, è una squadra con del potenziale clamoroso, però sì, come dicevi te, gli manca sempre il centesimo per fare l'euro, quindi è dura. È dura soprattutto perché sei sempre in questa division, che, perdi una partita, sei ultimo, ne vinci tre, sei secondo. Quindi, è un B in fiducia, ma come B secondo me per quelli che arrivano dopo. È un B sospeso, diciamo. Sì. Quindi B anche per i Boston Red Sox, ci può stare, dai, viste le premesse, non si prospettava questa grande stagione per Boston. E comunque sono lì anche loro, perché è 45-45 al 50% preciso, e cioè, tolta Tampa, che penso che primi non ci arriveranno mai, però comunque magari una wild card al terzo posto è ancora raggiungibile. E tra l'altro a quel fenomeno di Masataka Yoshida, che noi a marzo l'avevamo detto che sarebbe stato l'acquisto top dei Red Sox, con quello che l'hanno pagato, tra l'altro. Anche E questo non vuol poco, dire... e l'hanno pagato anche poco per essere un giapponese della Beh, NPB. pensa a quelli che arrivano. Sì, no, Hanno ma ci sono pagato. stati altri acquisti pagati molto di più che hanno reso molto, molto meno. Ma della qualità di Masataka Yoshida ce ne siamo già resi conto durante il mondiale, e qua ha fatto veramente, veramente bene. Credo che sicuramente la posizione di Boston, o meglio, la posizione, il risultato di Boston, è anche grazie a lui. E grazie a Rafael Sì, Devers. ispira. E beh, Vabbè, lui è è... sempre la garanzia, Esatto, no? Il esatto. pilastro portante. L'hanno Beh, lui gli ha rifirmato dato per 2 un motivo, euro, no? gli hanno dato 2 eurini, giusto? Tipo, Giusto due spicci, sì. estensione di 230 quanto? milioni per uno sbardavello di 10 anni, anni, credo. 10 anni, 10 o 11, Ma sì, pensate. è
Ma se lasciavano andare pure lui dopo aver lasciato Xander Bogaerts, rimanevano veramente nudi, eh. Chi rimane? Kike Hernandez, che poi leggevo recentemente che, visto l'andazzo dell'anno scorso, quando si trovavano già 5 gare dietro alla corsa della post-season che avevano mollato Christian Vasquez, si pronostica che quest'anno potrebbero andare sulla stessa riga e mollare Kike Hernandez per, non lo so, veramente grossi punti di domanda anche per il futuro di questi Red Sox. Vediamo. Bisogna vedere se tankano o meno, non lo so. È quello. Bene, abbiamo chiuso con la West. Andiamo in AL East. Central, che vabbè, mi sento di dire che è la divisione più obbrobriosa che c'è al momento in MLB, perché veramente abbiamo Minnesota al primo posto, 45-43, quindi praticamente la squadra al 50% al primo posto. Poi seconda Cleveland con 43-44, Detroit 38-48. I White Sox, vabbè, 37-52 e Kansas City Royals 25-63, ma questo si sapeva. Cos'è che avevi detto tu a marzo su questa division? Scusa, no, è per Cos'è che avevo capire. detto? No, avevo detto che era inguardabile, Sì, una roba del genere avevo però avevi detto tipo i detto. White Sox primi, tipo Sì, esatto. Minnesota Segnala tu, seconda, guarda. una I White roba. Sox qua sono, i White Sox primi, Minnesota seconda, Cleveland terza, Kansas City quarta e Detroit quinta. No, non ci ho preso per niente, nel senso che Minnesota è Possiamo dare prima. tipo un addio a tutti praticamente, Sì, possiamo essere sì. proprio cattivissimi. Possiamo Cioè. essere infami? Sì, ma Sì, io dai. un premio speciale lo darei a Minnesota Twins, ovvero del trade peggiore del 2022-2023, ovvero quello di Luis Arraez ai Miami Marlins, Ma dopo ne parliamo, dopo ne parliamo. Che perché sta poteva facendo servire forse. cose. Esattamente. Ma allora, una lancia la spezzerei a favore dei White Sox, nel senso che è ingiustificata la posizione, ma tra tutte le squadre, adesso ultimamente anche i Minnesota Twins si stanno un pochettino riprendendo, però è l'unica che nell'ultimo mese ha fatto un po' meglio delle altre, nel senso sono tutti negativi, tranne i Minnesota Twins, però si stanno riprendendo, tra mille virgolette, non lo so, c'è tanto da riprendersi ancora. Però come dici tu, sì, voto negativo a tutte e cinque. Sì, Sì, D, secondo me D a tutte. diciamo che dai, possiamo dare C a Minnesota perché Minnesota poteva essere lì, perché alla fine è l'unica sulla carta che poteva essere nelle prime posizioni. Però Insomma. vabbè, cioè, il mercato non è stato granché, la telenovela Correa poi gli è andata bene, che è tornato Correa con la corda Pensa alle se gambe, perdeva meno a soldi, tra l'altro. meno soldi, è un fenomeno. Lui ci ha fatto un affare. Hanno Buxton, che è una superstar, ma è discontinuo perché si è rotto un po' sì, un po' no, e quindi gli dai C perché sono sopra il 50. Tutte le altre sono da D secco, ma per motivi diversi, perché i Cleveland Indians, perché non ce la faccio a chiamarli Guardians, scusate, gli Indians sono secondi, ma anche loro potrebbero essere un po' più in alto dopo l'anno scorso. Detroit è l'intrusa, quindi ok, dai di più, to, perché non dovrebbero essere terzi, ma dovrebbero essere quarti, C. ma sono mediocri. C. White Sox F, perché fanno ridere, per vari motivi, e Kansas City senza voto perché devono essere lì. Cioè, Giusto, vero. quello è l'analisi oggettiva del tifoso, no? Cioè, i White Sox sono tipo insieme a altre due squadre che nominiamo dopo la più grande delusione della metà stagione, secondo me. Perché i White Sox con la squadra che hanno non dovrebbero essere quarti, dovrebbero essere primi. Però non O comunque li ha girano, non giocati. hanno un monte di lancio. No, Dylan L'unico Chase buono non è neanche lui, capito? è Roberto là in Cioè, mezzo, che ha fatto 25 fuori campo, basta. è un altro. Il resto è Eloy Jimenez e basta. Sì. Il resto malissimo tutti quanti. Giolito è un ex Male, giocatore. Giolito è proprio un ex giocatore. ma anche Dylan Chase o Cease, come Sì, si pronuncia Dylan adesso, non lo Cease, so. anche lui ha avuto un tracollo brutto, per citare il buon Aldo Baglio, però ha avuto veramente un Sì, tracollo brutto. brutto brutto. Brutto brutto. Quindi questa divisione l'abbiamo liquidata abbastanza in fretta, Andremo, perché credo, abbastanza mi così, sento di sì. dire che la Scuseranno i divisione tifosi è di esatto. queste squadre, però insomma. Mi sento di dire che è la divisione più scarsa della Lega, insieme all'altra centrale, ma di questa ne parliamo dopo. Ci sarà un virus strano nel Nel Midwest, centro degli nel Stati Uniti. Mid, sì, c'è una roba strana. Passiamo in American League East, che qua, anche qua ho mezzo bagno di sangue comunque, a parte vabbè, l'ultima che vabbè. Abbiamo Texas Rangers in prima posizione, 51-37, Houston seconda con 49-39.
I Los Angeles Angels 45-44, Seattle 43-43 e poi vabbè, quello che resta degli Oakland A's 25-64, peggior record della Lega. Niente, partiamo da Texas. Ditemi, uno dei due. Secondo me è una A piena, perché l'anno scorso avevano detto che questo sarebbe stato il loro anno, hanno fatto un mercato molto buono, perché hanno preso vabbè, quello che resta di DeGrom, Esatto, che hanno si è investito rotto, su, infatti. appunto, appunto. Infatti. Hanno investito su Marcus Simeon, su Corey Seager, hanno confermato dei giocatori buoni tipo Garcia, è una bella squadra, Texas, per quanto a me non John stia... Sì, per quanto a Hine, me non stia molto simpatica preparatissimo. Texas, però vabbè, è una squadra non trascurabile, quindi bravissimi, sono una A più, ma tutta la vita, perché hanno realizzato i loro obiettivi per il momento, sono una buonissima squadra che ai playoff può dar molto fastidio, se ci arrivano, però l'andazzo mi sembra quello buono. Sì, assolutamente, anche da un punto di vista e soprattutto da un punto di vista di line-up, sono devastanti. Hanno uno dei run differentials più alti di tutta la MLB, quindi sono sicuramente una squadra da tenere. Candidati ai playoff? Assolutamente sì. Però dietro c'è ancora gente che arriva e spinge, eh. Io gli do una A perché hanno fatto un ottimo mercato, hanno speso tantissimo, però sta pagando perché Corey Seager sta facendo una stagione pazzesca, quindi cioè, chiamali scemi comunque. Però sì, appunto, hanno gente dietro che spinge, che sono i secondi dietro di loro, sono i campioni in carica, Houston Astros 49-39. Cosa gli diamo? Non lo so. A meno perché fanno Houston. Fanno la solita Houston, cioè sonnecchiano nel gironcino, arrivano ai playoff e poi ne parliamo. Beh, è vero, sì, una B con riserva, cioè una A con No, riserva questa per a me, nel me, senso ma che. sì, la regular season per Houston conta il giusto, cioè tanto fanno la solita stagione buona, non sono primi perché quegli altri sono due partite sopra, ma se no parleremmo della Sono solita lì. division dominata da Houston, ma Però lì sì. si è spaccato Alvarez, lì si è spaccato Scusa, Jordan giusto per Alvarez. dire. Oh, è Giusto, vero. giusto per Comunque dire. sono In poco coperti, colpo. questi, nel senso che E sono non sempre quelli che solo. l'anno scorso hanno fatto andare via Correa, c'avevano Jeremy Peña che era pronto a vincere l'MVP delle World Series. Sì, però Sì, Alvarez è no, uno dei pochi non lo battitori sostituisci. mancini, c'è soltanto Kyle Tucker, credo che l'altro mancino, e poi è un power hitter senza pari. Lui è il power Lui è hitter il power hitter. No, è dell'MLB, vero, sì. manca lui, manca McCullers Jr. che si è infortunato anche lui, però ecco, gli Justos hanno una profondità, soprattutto dai partenti, non indifferente, quindi fa il male che fa. Sicuramente rimarranno in gara, sono gli Houston Astros e ai playoff direi, salvo sorprese, ci arrivano. Poi anche altra grande stagione di Framber Valdez, che è un altro fenomeno Sì, di quelli veri. di quelli veri. Ottima stagione, secondo me. Poi in terza posizione passiamo alla squadra maledetta, mi piace chiamarla, perché abbiamo i Los Angeles Angels, che sono al 50% praticamente, 45-44, e siamo... Allora io gli do B+, perché comunque è una stagione migliore degli ultimi anni, però deve fare di più. Cioè, con quei due deve vincere in carrozza. Cioè, ragazzi, stiamo vedendo il giocatore più forte della storia. Perché Ohtani è sia un lanciatore da top 30 lanciatori in MLB, sia praticamente il battitore più forte che abbiamo in MLB al momento. Allo stesso momento, 31 home run, 31 fuori campo ha fatto, che è il record in American League per adesso. Quindi, cioè, B più, però deve fare di più, cioè deve andare veramente ai playoff quest'anno perché se no non ci va più. Sì, allora, per quanto riguarda Ohtani, la gente veramente non si rende conto di che, almeno chi magari non segue il baseball, non si rende conto di quanto sia un fenomeno. Ho visto recentemente un post, non so se era di Che Palle Blog o qualcuno di simile, che paragonava Ohtani a un giocatore di calcio che è un attaccante incredibile, ma che poi fa anche il portiere e non ne fa passare una, no? Non esiste, come non esistono praticamente così neanche nel baseball, salvo Ohtani, che è un extraterrestre venuto da Marte per insegnarci come si gioca a baseball, ecco. Sprecatissimo in una squadra come gli Angels, che come dici te, comunque quest'anno sta facendo meglio, secondo me anche un po' spronata dall'ultimo anno di Ohtani, perché io
ci scommetterei che non rifirmerà mai e poi Lo mai di nuovo. vediamo Quindi, qua, lo vediamo ragazzi, lo vediamo qua ma con dall'altra calma. Ma lo parte, dici? dicono in tanti, lo dicono veramente in tanti, anche perché poi ne parleremo più tardi, Ma però non nella so. squadra giusta di Los Angeles. Esatto, dato A giusto. parte che quegli altri sono di Anaheim, non sono neanche di Los Angeles, ma Vabbè, esatto, la tra Greater l'altro. Los Angeles più o meno, la metropolitana. Però ecco, futuro di Otani incerto negli Angels, però comunque sì, da B anche per me, perché stanno giocando decisamente meglio rispetto agli anni precedenti. Mike Trout sta un pochettino calando, però Tra virgolette, perché sì, comunque beh, sta. per essere Mike Trout, dico, no? Esatto, Non sta facendo una stagione onestissima. normale come sì, Normale, per un essere umano normale sarebbe una stagione incredibile, per esatto. lui è una stagione un po' così così. No, E beh, quindi peraltro Trout si è anche rotto, è in sì, lista infortuni, non vero, ci voleva, ho evidentemente. È visto vero che che l'opera. sta sottoperformando il ragazzo, però vabbè, c'è quell'altro che cioè, gioca per due, Esattamente, letteralmente, quindi. Non c'è letteralmente, bisogno. esatto. No, no, ma, cioè, probabilmente se ci richiedessero la domanda che ci hanno fatto noi a marzo su chi è il giocatore più forte della storia, cioè, probabilmente saremmo tutti d'accordo che è quello bravo giapponese col 17, perché una roba del genere, ma neanche Babe Ruth, No, non ho dubbi. ma va. Sì, Beh, anche anche per perché quello. credo sia tipo primo nelle statistiche individuali da lanciatore per gli Angels e primo in quelle di battuta sempre per gli Angels. E per Sì, l'All-Star perché. Game che si giocherà appunto l'11 di luglio, l'ha Sì. senzato sia come lanciatore che come battitore, cioè Sì, fa incredibile. il DH, fa Cioè. Sì. per l'American League fa il DH e fa lo starting anche. Pensa a te. Sì, Cosa gli vuoi appunto, ma anche perché dire? Cosa gli vuoi dire? ai tempi di Babe Ruth non c'erano i giocatori di oggi nemmeno, cioè nel senso Otani giocò No. contro gente molto. Ai tempi Babe Ruth giocava contro i contadini e chi mungeva le mucche, quindi non puoi neanche paragonarlo da quel punto di vista lì. Quindi Sono due epoche sono due diverse, più quelli. totalmente Sì, diverse. sì, sì. Comunque, vabbè, io ho detto B+, o B, come volete, B tanto più, voto più o B meno più lo onesto, stesso. sì, ci Ma sta. rispetto all'oblio degli altri anni, cioè, qua c'è luce, Ah, qua ecco, veramente speranza. oro, rispetto agli altri anni. Ah, sì. Quarta posizione abbiamo Seattle, la seconda squadra preferita di Teo, Ah, sì. 43-43, pari C. record 50%, C. Vai C. Teo, dici perché. Parlacene. Perché, come ho detto prima, li vedo come i Baltimore Orioles, no? Quindi, se l'anno scorso hanno fatto bene, cioè playoff, mi aspetto che quest'anno siano ancora a quel livello lì. E però sono quarti. Con un record vincente, perché comunque il 50% è un record vincente, però anche lì manca qualcosa, cioè per dire Logan Gilbert non è quello dell'anno scorso, per citare un nome. Puglione fa quello che può, ma non può predicare nel deserto da solo, peraltro poi è incostante, cioè sta un po' avendo quella stagione dei sophomore un po' sottotono, no? Rispetto all'inizio che è arrivato e ha spaccato tutto. Completamente diverso. È vero che poi dopo l'All-Star Game spesso il mercato fa tanto, ma poi ne parleremo. È una delusione, ma non così grossa come altre squadre a cui darò un voto molto peggiore. Quindi C, un voto mediocre. Sì, no, mi aggancio su quello che ha detto, condivido quello che ha detto Matteo. Julio Rodriguez sembra che dopo aver ricevuto il suo contrattone da 200 e passa milioni abbia un attimino calato, ha detto, beh, ormai sono a posto per i prossimi 12 anni, quindi va bene così. No, beh, ripeto, non è male, ma non è neanche benissimo. Sicuramente rispetto a quanto fatto l'anno scorso, che dopo 20 anni siamo tornati di nuovo nella post-season, quest'anno mi sembra un pochettino di essere tornati alle vecchie abitudini, però vedremo. Anche io li do ai Mariners, perché comunque il potenziale c'è anche lì. Sono in una mezza divisione bagno di sangue anche loro, perché comunque se la giocano con tre squadre abbastanza attrezzate. E poi hanno dei giocatori comunque che stanno facendo bene, tipo Kelnick, che finalmente sembra essere arrivato. E, vabbè, Era ora. Castillo sul Monte, che è un ottimo lanciatore. Rodriguez va un po', non so, anche lui è un po' una stagione un po' complicata. Cioè, noi siamo stati abituati l'anno scorso a vederlo tirare boh 50 fuori campo, a fare una stagione incredibile. Quest'anno sta avendo una stagione con un po' più di fatica, come è normale che sia. E quindi sì, dai, C+, perché C secondo me è troppo severo. Sì, Potrebbero dai. fare di più, sicuramente. E adesso passiamo, rido perché, vabbè. Passiamo a quello che resta dei Yoka dell'Athletics, 25-64.
Sono anche sopra le aspettative, pensa te, Io gli pensa. do, vabbè, io non so, si può dare senza, si può fare senza voto? Possiamo dare senza Perché, giudizio, poveracci. No. sì, Poi, siccome chiaro, anche un così. utente ce l'aveva chiesto, l'utente Esatto. sfigati alla Leclerc, possiamo dire adesso l'utente che ha osato Gran bel osarsi la nickname, domanda. gran bel Il nickname è nickname. bellissimo. Visto che ci ha chiesto di parlare di Oakland, dobbiamo dire non due cose, un po' tante cose. Perché in realtà c'è un motivo perché questi qui sono ultimi così tanto in modo di disgrazia. Ma Non spendono. assolutamente, non spendono. Beh, sappiamo, chi ha visto il film Moneyball sa benissimo su come si gira la politica all'interno degli Oakland Athletics, politica che è stata quella iniziale ed è sempre rimasta così, ovvero spendo il meno per trarre il massimo. Politica che però sta sfuggendo un attimino fuori mano, perché oltre ad aver spogliato il roster degli Athletics di qualsiasi cosa che funzionasse, hanno completamente lasciato lì uno stadio per anni e anni deperire finché manca veramente poco. Beh, perché crolli? E io capisco anche a livello di giocatori, non è che ci possa essere questa grande voglia di giocare in uno stadio infestato da ratti, appunto, davanti a gente che scopa. Hanno fatto c'era un periodo che l'Oakland Colosseum era talmente deserto che la gente lo utilizzava come posto per consumare atti amorosi. È una situazione tragica, in realtà c'è veramente poco da ridere perché non è molto divertente quello che sta succedendo agli Oakland Athletics, che non ce ne possono niente. È una cosa, sono decisioni È dai la vertici, proprietà è la che ha proprietà. sbagliato. Comunque, Christian ha fatto un video a riguardo. Se poi è finita la diretta, andate a recuperarlo se non l'avete visto. Sì, se volete, è lì. È Steven Ruiz, l'unica nota lieta, è vero, è l'unico giocatore, tra l'altro, che adesso è in cima alle classifiche nei runs, nei stolen bases. Al di sopra di un certo Ronald Acuña Junior. Però ecco, sì, è l'unica cosa positiva. Bisogna anche dire che ultimamente, nelle ultime settimane, c'è stata anche una piccola ripresa da parte degli Oakland Athletics. Si sono riversati anche più tifosi all'interno dello stadio, però il problema sta proprio ai vertici. Cioè, se il buon Fisher non vende la squadra, è un casino. Perché trasferirsi a Las Vegas può essere o la rinascita dagli Oakland Athletics o la morte definitiva. Vediamo. Tra l'altro nel 2027, se non erro, la squadra si sposterà a Las Vegas, così Sì, si dice, perché a meno che non si cambi posto, si no, parlava di ma hanno Portland, si già fatto parlava il di... logo, tra No, hanno l'altro, già fatto il quindi logo e tutto, solo che lo stadio devono ancora costruirlo, non è che lo tirano su in 6 mesi, hanno quindi comprato sì. il terreno, se non sbaglio, Sì, su cui costruire. è tutto già definito, quello sì. Più che altro, poi questi hanno 2000 spettatori allo stadio e non scherzo quando dico a volte che al Cavalli, che è lo stadio di Parma, c'è più gente, e quelli che ci sono lì per protestare contro la società, cioè i Sì. cartelli che si vedevano erano di vendere la società, non di spostarsi a Las Vegas come è capitato con la squadra del football. I Raiders sono andati adesso anche loro a Las Vegas. Las Golden Vegas. State, sì, Golden State Warriors, tutti anche. scappano da Cioè, Oakland Oakland. non è più un mercato appetibile per gli Stati Uniti, cioè, vanno tutti via. Quindi anche gli Athletics purtroppo subiscono questa situazione qui, che sì, è tragicomica, ma più tragica che comica in realtà, È perché tragico, tragico. appunto hanno avuto questo momento di exploit dove hanno vinto 7 partite consecutive con anche una contro Tampa nel reverse boycott, bellissimo, però non c'è più nessuno, cioè. E poi, cioè, è vero che non spendono, ma anche Tampa Bay non spende, però vince. Quindi anche lì, Sì. è Non è proprio il quanto sistema della spendi, ma è società, come come diceva Christian, che fa spendi. schifo. È Sì. come spendi che fa la differenza. Cioè, poi, No, tra poi hanno ragione l'altro, sempre. c'è stato un esodo incredibile da Oakland negli ultimi anni, quindi. Tu vai a vedere qualunque squadra di MLB, ce n'è almeno uno di ex giocatore di Oakland. Sì, e sta facendo Sì. bene. Tra l'altro, Molto. Tipo Ben Toronto c'ha Wright, Matt Chapman, o Atlanta c'ha Matt Madonna, Olson, i cosa? Mets hanno Mark Cagna, per Atlanta c'è anche dire. Sean Sean Murphy, che è Murphy, un catcher mica Sean male. Murphy, appunto. L'hanno eletto anche all'All-Star Allo Game, quindi sì. All-Star Game, sì. Tutti quelli che sono andati via da Oakland stanno facendo da Dio. Chi Pensa è se che è di fossero rimasti. Oakland nello All-Star Game, visto che sono obbligati a metterne Ecco, uno? Hanno messo coso, Ruiz? credo che sia lui, sì. Forse Ruiz, sai che non ho visto. Non ho Per cui non visto c'è, perché. non mi E ricordo chi. sinceramente poco mi interessa di sapere chi vi hanno portato degli oaklandesi, cioè nel senso. Credo però sia lui, sì. Vabbè, nota di colore, dai. Bravo, Coso. comunque, con queste fantastiche dichiarazioni su Oakland, ci perdoneranno i tifosi degli Athletics, però questa è la Anche situazione. quelli che Hanno comprensione. recupereranno la diretta in differita, Esatto, però vabbè. ci dispiace, spiace, però
Però è questa la situazione, cioè rido per non piangere anche io, perché Esatto. comunque dispiace vedere una società No, infatti. storica comunque Sì. ridotta in queste condizioni. Diciamo che ricordano molto in grande quello che sta succedendo ad Arizona con i Coyotes di hockey, Con solo l'hockey, che lì sì. c'è un discorso diverso, che vabbè, lì è un mercato che non attira, ma lì lo tengono in vita anche con la Flebo, qua no. Va bene ragazzi, io passerei alla National League. Con questo chiudiamo l'America League e passiamo alla National League West, che è stata una divisione che mi riguarda da vicino perché tifoso Dodgers, quindi potete capirmi. E Non divisione ti riguarda, abbastanza. la est non ti riguarda. No, Ah, la West ho detto. la west, scusami. La West, sì. È stata una divisione abbastanza sorprendente. Quindi abbiamo Arizona 50-38 in prima posizione, quindi Diamondbacks in prima posizione. I May Dodgers 49-38 sono lì che inseguono in seconda. San Francisco 47-40 in terza posizione. San Diego 41-46, dopo ci arriviamo. Colorado, vabbè, 33-55, lo si sapeva. Allora, parto io che sono il titolare della divisione. Vadi, Vado. vadi. Allora, Arizona, grandissima sorpresa. Perché nessuno, non tanti se l'aspettavano lì. È una buonissima squadra, lo si sapeva. Io l'avevo pronosticato i terzi, se non sbaglio, a marzo. Allora, ad Arizona diamo un bel A pieno, perché è un'ottima squadra. E ha questo Corbin Carroll che sembra destinato a vincere il Rookie of the Year proprio in pompa magna. Se Ha non lui, quel. Zach Gallen che a Teo gusta parecchio. E Dovrei poi avercelo nel lo. fantabaseball quello con Cree. Dovrei, uno, quello. Dovrei avercelo. Zaccale. Zagare ce Poi l'ho, sì, comunque giocatori di fidatissimo. contorno come Ketel Marte e Christian Walker, che comunque sono ottimi giocatori. Primi, sono primi, ottima stagione fino adesso. Vai, Teo, dici la tua che te sei un estimatore di Zagallen Da. dai Zagallen sta tempi non facendo lo sospetti. Zagallen, cioè ha vinto il Cy Young l'anno scorso, se non sbaglio, ed è in corsa anche quest'anno più o meno. È un bel giocatore, ed è la superstar di questa squadra giovane che sta facendo i Baltimore Orioles della NL West, perché anche gli Arizona Diamondbacks sono giovani, solo che stanno overperformando. Il mio voto degli Arizona D-backs è A più, te lo dico senza particolari problemi, perché Onesto, ci sono sta. giovani e forti. Perché Christian Walker è un fuoricampista che è di prima categoria. Corbin Carroll, non ne parliamo. McCarthy, altro gran giocatore. Hanno un contorno di non superstar, tranne Gallen, ma ci sanno fare. E, insomma, battere squadroni come i Dodgers e anche i Giants, che sono comunque risorti dalle ceneri in quest'ultimo periodo, non è banale, anzi. È così. Sì, ma Matteo mi ha tolto le parole in bocca dicendo che sono i Baltimore Orioles della National League, nel senso che franchigia con un piccolo mercato, ricco però di prospetti molto molto promettenti. Corbin Carroll è veramente esploso quest'anno, sia da un punto di vista offensivo, ma anche da un punto di vista difensivo. Sono guardato delle highlight, lui che si fa una trentina di metri in corsa, si tuffa e prende delle cose veramente imprendibili. È veramente un atleta di tutto tondo, come un altro atleta che vedremo più tardi. Una grande sorpresa, ma poi appunto fino a un certo punto, perché gli elementi giovani e promettenti ci sono. La sorpresa nasce perché comunque è una divisione della Madonna. Ci sono i Padres che pronosticavamo essere chissà che cosa, ci sono i Dodgers, i Giants. Io ad inizio stagione me li sarei aspettati un pochettino più sulla onda dei Rockies, e invece, wow, bravissimi. Sono contentissimo per una franchigia che comunque negli ultimi anni ha fatto fatica e ha dato poche soddisfazioni ai propri tifosi. Quest'anno direi che hanno veramente molto di cui gioire, ecco. A più anche per te, quindi. Sì, assolutamente sì. Va bene. Poi, secondo posto abbiamo i miei Dodgers, ragazzi. Io tifoso Dodgers, come probabilmente sapete. Allora, io sono abbastanza soddisfatto, dai, alla fine siamo lì attaccati ad Arizona. Questa qua diciamo che è una stagione un po' di transizione, perché tante personalità sono andate via, i due Turner sono andati via, e quindi è stato un bel colpo. Però, comunque, JD Martinez, che vabbè, è sempre stato un designated hitter
pazzesco, sempre stato un ottimo giocatore. Altman ha performato bene per un bel po' di tempo, il monte di lancio è sempre clamoroso. Clayton Kershaw praticamente beve dalla fonte dell'eterna giovinezza, perché questo non finisce mai di stupire, ha 35 anni e è ancora uno dei top lanciatori. Quindi io sono abbastanza soddisfatto. Mookie Betts, vabbè, lo sappiamo benissimo che è un fenomeno clamoroso. Freeman. Freddie Freeman, anche candidato MVP. Quindi io sono super contento fino adesso. Quindi il mio voto è una A, dai. Giusto perché siamo incollati ad Arizona. Nel caso dovessimo vincere la divisione, ha più scontato. Dimmi tutto, Cri, vai. Per quanto mi riguarda ci sta, nel senso mi associo assolutamente a quello che hai detto tu. Da un punto di vista di line-up, niente da dire. Mookie Betts, Freddie Freeman, tutti quelli che hai citato tu sono le mazze più ruggenti dell'NL West. Il problema, diciamo, di fondo dei Dodgers è, da un lato, a livello di rilievi, nel senso che partono a bomba e poi le partite si faticano a chiudere. Ed è stato quello, soprattutto ad inizio stagione, la prima metà della metà, il problema per cui i Dodgers si inghiozzavano all'inizio. E poi anche da un punto di vista di partenti, perché è vero che c'è Clayton Kershaw, c'è Julio Urias che è rientrato recentemente dalla lista infortuni, però poi hanno tre altri rookies nella rotazione partenti. Erano partiti con Noah Syndergaard e compagnia bella, c'era veramente una rosa incredibile, e adesso sono rimasti in pochi. Anche lì faranno investimenti durante il mercato estivo, non faranno investimenti durante il mercato estivo, boh, non lo so, dipende un pochettino a che punto è la società e dove vuole partire, ricominciare. Ne parlavamo prima, secondo me il prossimo candidato, il prossimo lanciatore, giocatore dei Dodgers potrebbe verosimilmente essere Otani, e potrebbe essere anche un motivo per il quale non vogliono magari investire adesso durante agosto, ma poi l'anno prossimo quando si libera. Da vedere. Sicuramente non insufficienti, ecco, sta giocando veramente bene. Ci si aspettava di più da Vargas a livello di prospetto? Sì, vabbè, però i rookie lo sappiamo che comunque fanno fatica a inserirsi subito in un contesto così difficile. A parte uno di cui parliamo dopo, che vabbè, però Sì, diciamo, ci sono tante. Sì. vedremo l'anno prossimo. No, diciamo che i Dodgers ci sta che siano lì, non sono i Dodgers che spaccano come gli anni scorsi, cioè gli anni scorsi a questo periodo erano a più n.000 partite sui secondi, ecco. Erano anche A sto giro altri se la giocano, ma Dodgers. perché un pochino stanno rifondando. Infatti qualche rookie ce l'hanno, inseriti fin da subito Vargas che diceva Fede, Outman che è un buon giocatore, per l'amor di Dio, non stiamo dicendo niente. Il bacio di studio di Dio continua a fare il bacio di studio di Dio anche a 36 anni, quanti ne ha? Cioè, un giocatore pauroso, è Kershaw, ovviamente. Però sì, cioè, non sono secondo me una squadra da titolo, ecco, cioè, i playoff ci arrivano facile, se ne beccano una un po' più forte, e in National League ce ne sono, le squadre più forti, secondo me, è dura. Però c'è, cioè, appunto, con i Dodgers devi rimandare il giudizio, secondo me, a ottobre, un po' come Houston, no? Sì, Li vedi lì. è una congelata, diciamo, una Sì, congelata per ottobre, per settembre-ottobre. Va bene, poi terza squadra, 47-40, abbiamo i San Francisco Giants che si sono ripresi parecchio. Vai, Teo, parti tu. I San Francisco Giants di Buster Posey che si è di ritirato ormai. Buster Yesop, non Buster Posey, perché noi ci siamo Iesop, le cose esatto, che è il spezzate. contrario. Allora, prima di quella streak incredibile di 10 vittorie di fila, se non sbaglio, forse 11, correggetemi se sbaglio, erano da C meno. Adesso sono da B pieno, secondo me. Perché hanno un monte di lancio discontinuo, anche lì, hanno un buonissimo attacco, non sono continui. Sono una squadra da fiammate, cioè il discorso è, devono reggere questo periodo qui di luglio-giugno. Agosto, vedere quali investimenti fare, e se arrivano in forma a settembre sono una bella bestia, cioè non sono una squadra trascurabile, li vedo comunque un pochino sotto, ecco. Sono comunque da wild card in questo momento e anche per il futuro. È una B piena comunque, secondo me. B più, dai, top.
Io su Giants, dico la verità, mi esprimo poco perché è probabilmente una delle squadre dell'MLB che seguo di meno tra tutte e quindi non saprei veramente granché che dire. L'unica cosa che c'è è che sì, in una divisione attualmente per colpa di chi sta sotto rischiano di avere un posticino a livello di wild card. E bisogna anche vedere fin quanto tirano e se arrivano fino a ottobre gli Arizona Diamondbacks o se si fanno superare dai Dodgers e dai Giants. Per il resto, io preferirei esprimere qualche parola poi sui San Diego Padres. Ma tutti noi parleremo molto Adesso dei San Diego ci arriviamo, adesso Padres. ci arriviamo. Comunque, voto Chris, voto ai Giants. Io mi astengo purtroppo perché non saprei, Ah, non, ok. li ho seguiti talmente poco che non so cosa dirti. Qua Senza l'unica cosa giudizio. che... Senza giudizio per me. Io do C più, dai, C più perché sono migliorati, però fino a 2 settimane fa erano da C meno. Però vabbè, dai, comunque come stagione stanno andando abbastanza bene. Viste anche le premesse, io l'avevo pronosticati quarti sotto i Diamondbacks. Quindi secondo me, se chiedessimo a un tifoso di San Francisco sarebbe super contento fino adesso. Adesso arriviamo alla delusione, secondo me, della National League in generale, insieme ad un'altra squadra, Teo purtroppo lo sa. I San Diego Stesso Padres. record, tra l'altro. Esatto, 41-46, 41-46, e la squadra probabilmente che ha speso di più in tutta l'off-season, che io e Christian avevamo pronosticato come finalisti alle World Series in carrozza proprio. Invece sono Addirittura quarto. finalista delle World Series, avevi Sì, detto? io avevo detto Addirittura. Houston San Diego, Ah, avevo detto. sì, ok. E quindi invece si trovano quarti nella divisione con un record sotto il 50% e anche a parecchia distanza da comunque le prime due o tre squadre. Voto? Vai Teo, dici tutto. Io F, perché Ci cioè sta, mi associo, ci sta. È quello che avrei dato io. F, cioè ci saranno due F, una sono questi, l'altra arriva dopo. F perché hanno fatto un monte stipendi pazzesco, un mercato faraonico, perché hanno preso l'olandese, quello bravo, anzi, quello di Aruba bravo con il 2, ok? L'antillano, Che è quello Bogaerts, buono, esatto, l'antillano, quello buono. Bogaerts. Sander Però Bogaerts. Bogaerts difensivamente, punto primo, sta sottoperformando. Ho visto alcune partite recentemente dei Padres, ma dei buchi clamorosi. Vabbè, ma lui non è In mai stato attacco, un peraltro, sta fenomeno. rendendo. Non è mai stato Però un è più un fenomeno lui. attaccante che un difensore. Sì. Però anche in attacco sta facendo pietà. Mi ha stupito, devo essere onesto, spezziamo la lancia, il ritorno di Tatis Junior all'esterno. Quello mi ha stupito tanto, perché io ero uno di quelli che diceva, boh, hanno preso Bogaerts, Tatis lo tradano in Uzbekistan e boh. Vista poi la squalifica e tutto, no, l'hanno tenuto, sta facendo l'esterno, sta facendo bene, però ragazzi, sono una cozzaglia di figurine, parliamoci chiaro, cioè hanno una quantità di campioni spropositata che non rendono, cioè, adesso si è risollevato anche Blake Snell, ma Blake Snell fino a un mese fa faceva ridere anche questo, e, cioè, per usare un termine calcistico è tipo il PSG in Champions. Mi associo, ci sta. E secondo me no, Fede, non vanno in wild card. Te la sparo proprio brutale, no. Difficile che vadano in wild card, anche per Ma me. perché più che altro Fede hanno troppe squadre davanti. È quello. Sì, no, Vai, la National League Chris. da questo punto di vista a livello di wild card è veramente piena. Allora, F anche per me, innanzitutto perché una delusione così grande, cioè anch'io come te li davo veramente per contendenti World Series. L'unico che sta giocando bene è Tatis, almeno bene, decentemente, c'è Manny Machado che non è il Manny Machado dell'anno scorso che ha condotto praticamente a manina solo lui i Padres ai playoff, quest'anno sono in quattro, c'è anche Juan Soto che sta un po' sottoperformando. Kim bene. Ecco, una delle note più positive. Non Kim. ci siamo, effettivamente. Cioè, poi io non simpatizzo per niente i Padres, ma io quest'anno li avevo visti assolutamente come favoriti contendenti a vincersi la divisione e fare bene a livello di playoff. Qua sta veramente un grossissimo punto di domanda se effettivamente si qualificano anche al wild card. Vedremo dopo che ci sono altri. Diciamo così, Sì. rispondere a Fede, cioè impossibile no, perché nel baseball Impossibile non c'è l'impossibile non niente, c'è. certo. È È difficile, cioè perché complicato. comunque cioè, sono a pari di quell'altra squadra inguardabile di cui parleremo dopo.
Hai davanti i Brewers, hai davanti tutte le leader di division, hai davanti almeno Miami sicuro e altre due squadre della Est, Ha davanti più tutte quelle a New della West. York, al momento nella corsa wild card, ha davanti New York Mets, Milwaukee e i Giants, più le vincitrici di division al momento. Quindi è dura con tutte È queste squadre complicato. davanti. Eh sì, è quello il problema. Non è il distacco in partite, ma il numero di squadre da passare. O investono sul mercato e prendono Otani, ma no, L'anno prossimo. se no è dura, ragazzi. Oh, ricordo che i Padres hanno preso Eider l'anno scorso perché non voleva rinnovare con Milwaukee piuttosto che perdere la zero, ha fatto lo scambio con cos'era, Dwayne Williams, non mi ricordo, boh, vabbè. No, con No, chi è che aveva Taylor Rogers dato? o Tyler Rogers, Ah, uno dei due gemelli. sì, quello che adesso gioca nei Giants, sì, cioè, Taylor o perché Tyler, i uno dei gemelli due. Taylor, vabbè, insomma. Sono Tanto due chiamare due gemelli. gemelli Taylor e Tyler, vabbè, Uno dei due. andiamo Fantasia, portami via. avanti. Sì. Allora, poi in seconda piazza abbiamo in. No, ok, seconda. In quinta piazza, vabbè, Colorado, ragazzi. Ci d'ufficio perché tanto si sapevano che bisognava stare lì e basta. Spiace per Bella Chris per Chris Bryant. Bryant che è andato a Esatto. marcire ai Colorado Rockies con un contratto che non ho capito come gli abbiano dato dei soldi, però. Senza senso, però, boh. Sì, No, una ma anche Chris spera. Bryant un po' mi sta deludendo perché, cacchio, è buono, ragazzi. Cioè, chi segue il baseball lo sa. Chris Bryant è buono, non è scarso, però buono. Cioè, non... No, cioè, sì. Ho preferito questi. Sì, Ci d'ufficio, poveracci, sì. Nel senso, non è ma che ti con aspetti chi. neanche un grande futuro, perché cos'è che ha in Colorado Rockies? Cioè, dover fare una riformazione proprio dalle fondamenta, non ha prospetti, non ha un vivaio che funzioni, non ha niente. Deve veramente rifondare la squadra da zero. Non lo Il so. problema è che anni che sono così, eh? Cioè, non credo abbiano una stagione di successo da quando avevano perso la World Series del 2006, 5, 8, mi ricordo. Sell the 8 team. No, forse, no, 8 contro i Red Sox, 0-4. Sì. nel 2008 non era Philadelphia, Ah no, secondo me. giusto, bravo. So che hanno fatto una World Series che hanno perso 4-0, ma non mi ricordo con Forse chi, però è vabbè. 2005-2006, ma potrei Con i sbagliare, White non mi ricordo solo. Sox, bravo. Sì. 2005, allora, Bravo, sì. dovrebbero essere quei qua, vabbè, dettagli. Vabbè, E comunque, niente. vabbè, Colorado, voto sospeso, non lo so, come volete, tanto Sì, squadraccia. d'ufficio, Ci sì, squadraccia. squadraccia. Hanno Passiamo una bella alla. maglia, quello sì, ma ci d'ufficio. Bellissima, passiamo alla Bellissimo. Central, alla National League Central, altra divisione in cui mi sono sorpreso perché al primo posto abbiamo Cincinnati 49-39. Pronosticatissimi Cincinnati Reds. Sì, Esatto. pronosticatissimi. Chi l'avrebbe detto? Lo sapevamo tutti. Ma oltretutto, né a inizio stagione, ma neanche a metà dell'inizio stagione, perché erano tipo penultimi, appena davanti ai St. Louis Cardinals, nel senso, e poi improvvisamente arriva un certo stangone di nome Eli De La Cruz, e ecco che si trovano di nuovo in testa. È vero che non è la divisione così competitiva come lo Competitiva, possono sì. essere, ecco, però sicuramente molto più affascinante rispetto all'altra Central dell'American League, perché qua almeno c'è un pochettino di movimento, stanno succedendo cose, non è così scontato, inaspettato. Però sì, un complimento ai Cincinnati Reds che si sono fatti veramente ispirare da una figura e questa figura sta dando un'aura di positività a tutta la squadra e stanno facendo bene, stanno facendo veramente bene. A Intanto, Denver se la vedono molto grazie a meglio. Kiffy84 per i follow in tutto questo, scusate. A Denver se lo vedono molto meglio con l'hockey e il basket. Confermo che Denver, insomma i Nuggets sì. hanno vinto. I Nuggets hanno vinto, gli Avalanche avrebbero vinto. No, Cinci, visto che mi hanno visto le division City Connect, è una grande Cinci. sorpresa. Ma è correlato a quello bravo col 44 che è arrivato su da poco, che insomma è un giocatore della Cruz che ha tipo il record di velocità di uscita di palla Ex dal giro di Colossi. mazza ed è appena arrivato. Ha tipo il record di corsa sulle basi in tempo, perché è anche un atleta questo qua, Mostro. e in più cioè, ha già fatto un cycle, ha già fatto di tutto di più, cioè, anche nel video che ho fatto al 1º luglio del cycle ne ho parlato perché è qualcosa di clamoroso. Contro Atlanta peraltro, cioè, non Non una contro gli ultimi dei fermoni. squadretta, non una squadretta. Cioè, non contro Oakland o contro Colorado, no, cioè, no, contro Atlanta. E, cioè, Cormier
Carroll può vincere il Rookie of the Year? Sì, ma c'è Sì. questo, eh. Ma c'è anche questo qua, È eh. lì. Che se continua così, come fai a non darglielo? Dipende Sì, no, se sarà è conteso. leggibile, dipende se è leggibile dal punto di Delle partite. vista, cioè se, esatto, perché tipo a Rosarena 2 anni fa l'ha vinto anche se aveva già giocato tutto Dipende se... 2020, Sì. quindi dipende se è Comunque, oh, leggibile o meno. Cinci si becca una bella A in tutto Sì, questo, mi eh. associo, A Cinci. più, io do A Che più. bella Cinci. Sì. Per come è partita e dove si trova attualmente, assolutamente sì. Poi, se, la squadra in seconda posizione sono i Milwaukee Brewers, 47-41. Io do B, però sono stati sfortunati perché si sono infortunati i loro lanciatori di punta. Woodruff. E Woodruff si è spaccato, poi Burns non sta giocando benissimo. Peralta mi pare sia stato infortunato anche lui o è ancora infortunato. E fanno fatica, però comunque sono lì, dai, nonostante tutto sono lì. Se Dio vuole andranno ai playoff e faranno anche la loro discreta figura. Io do una B, dai, do una B. Sì, a meno B più, siamo lì, ecco. Sono lì perché non ci sono i St. Louis Cardinals quest'anno a contendere, perché sennò non so quanta. Stanno veramente facendo il minimo indispensabile, super mediocrità, e in questa divisione si sta bastando, ecco, né più né meno. Come dici te, sono stati veramente sfortunati da un punto di vista dei lanciatori ripartenti, se non hai quelli non è che puoi fare molto bene. Nonostante tutto, sono lì in bilico, vediamo. Sono un po' nel Eh sì, limbo. esatto. Comunque, secondo me, ai playoff ci arrivano tranquillamente. Anche perché dietro Sì, hanno poca è competizione, perché quello. in terza posizione abbiamo i Chicago Cubs, che hanno un record di 40 vinte e 46 perse. E non so, io li avevo pronosticati terzi, dove sono esattamente adesso. E poi anche noi avevamo speso delle buone parole su Chicago, perché comunque è una squadra un po' in rebuilding, ha preso Swanson, che non è proprio l'ultimo arrivato, ha preso il Belly, Cody Bellinger, Belli. e poi ha dei buonissimi giocatori tipo Morel, quindi secondo me No, c'è. non so se ci No, arrivano no. comunque le wild card, però come stagione è buona io gli do una B. Cioè, sta facendo praticamente la squadra che ha fatto l'anno scorso, come si chiama? Baltimore, Sì. ok? Sempre Baltimore. Perché Tutti sono una squadra giovane, hanno già una superstar che è Swanson e stanno arrivando. Non arrivano quest'anno, ma dall'anno prossimo in poi sono una buona squadra. Devo sistemare il monte di lancio anche lì. Perché il professore non può reggerlo da solo, il monte di lancio, quello è il problema. Hendrix, ok? Ah, no, Stroman. Beh, Stroman è un fenomeno, però c'è, cioè, dai, No, è sicuramente gli sarei una incostante anche mano. Stroman, cioè, Gli è sarei vero, ha una fatto la mano. one hitter quest'anno, tutto quello che vuoi, però l'asso di punta è Hendrix, non è Stroman, per quanto Stroman sia un gran bel lanciatore, a me piace un sacco. Però sì, è una squadra giovane. Morel è un buon giocatore. Patrick Wisdom è un attaccante incredibile quanto un difensore orrendo. Però è un bel giocatore anche lui, in realtà. Nico I Cavs, Horner. arrivano. No, ma arrivano. Urner, bravo. No, ma arrivano, arrivano. Non quest'anno, ma l'anno prossimo, sì. Sì, no, sono d'accordo con voi nel senso che anche l'inizio stagione in realtà dove si trovano adesso è leggermente meglio di come hanno cominciato. Sempre un pochettino complice il fatto che non è una divisione particolarmente difficile, complice il fatto che i Pirates hanno un attimino mollato la presa rispetto all'inizio stagione scoppiettante che hanno fatto. Però sono decisamente di nuovo in ripresa, hanno dei mezzi, stanno ricostruendo un rebuild che è iniziato nel 2021. Vediamo in che direzione vanno. Quarta posizione, i ritrovati, direi, oserei dire, Pittsburgh Pirates 40-47, record negativo, sì, però guardate che fino a qualche settimana fa questi erano primi. È Sì, vero, la divisione è mezzetto fa. poco competitiva e tutto il resto, però comunque erano primi. E io gli do una B più, anzi B meno, scusate, il meno è per le ultime settimane, sennò sarebbe stata una B piena se non B più. Sì, Perché sono questi fino a 2 settimane fa erano primi totali, cioè erano primi da soli, d'accordo. quindi meglio di così secondo me era impossibile fare, cioè stanno già facendo troppo rispetto a quanto dovrebbero fare. Ci si Hanno aspettava. un David Bednar in stato di grazia,
Mitch Ovviamente Keller, hanno stato di Mitch grazia. Keller clamoroso, il mio fantabaseball ringrazia soprattutto, che è sempre quello con Christian, tra l'altro, Ecco. quello del suo canale, intendo, non quell'altro che abbiamo. È una bella squadra. Su Sì, Winski, no, McCutchen, che anche a 45.000 anni gioca ancora da ma Dio. beh, stavo giusto per dirlo, sì. Ma oh. Ma è un Highlander, ragazzi, McCutchen è eroe, Hall of Ragazzi, Fame, abbiamo Scherzer e assolutamente. Verlander che lanciano ancora, cioè ci sta che McCutchen a 50 anni vada No, ancora a spiegarla, ci cioè, sta, ci sta, esattamente ci sta. senso. Sì, no, peccato che sono crollati, ma ci sta, che in realtà cioè, noi i Pirates li abbiamo pronosticati tipo turbo ultimi in questa divisione, no? Confermo, Quindi, cioè, confermo. anzi, qualunque piazzamento sopra il quinto in questa divisione è oro colato, quindi per me è B, ma anche al di là del calo, cioè il calo fisiologico ci sta. Dici tutto. No, no, appunto, stessa, credo di aver già detto qualcosa. No, sì, l'inizio è stato assolutamente sorprendente, non me l'avrei mai aspettato, anche perché io il primo mese di MLB per motivi di salute non l'ho seguito. Quando poi ho ricominciato a guardare un attimino, ho buttato un'occhiata sugli standings, ho visto i Pirates primi, mi sono detto, sto sognando, che cosa sta succedendo in questo mondo? Stavo anch'io annoverando McCutchen che, nonostante la sua veneranda età, Go Pirates Go, assolutamente sì. Go Appunto, Pirates Go! Go Pirates Go! peccato quest'anno ha senso dirlo. Peccato Eh sì. per aver mollato appunto un pochettino la presa, perché considerando la poca competitività della divisione, potrebbero quasi pensare di ambire a una wild card. Adesso non lo so se sarà ancora il caso. Gli esperti dicono che durante l'estate lotteranno per rimanere attorno una differenza di vittorie e sconfitte sempre sul pari. Io gli auguro il meglio, perché i Pirates se lo meritano. Hanno 7 partite e mezzo di distanza dai Phillies, che sono l'ultima vincitrice di division per ora. Quindi è difficile, Ma non è però è fattibile. impossibile, esatto, sì. Esatto, vediamo come si evolve la situazione. L'ultima Cioè, posizione abbiamo hanno fuori i St. o Louis Neil Cruz, e anche Cardinals. per un po', tra l'altro. Fatti. Altro giocatore che non abbiamo citato colpevolmente, ma è un Ah, hanno mezzo fuori Neil fenomeno Cruz, anche sì. questo, eh. Tutti quelli che nel cognome Cruz quest'anno e l'anno scorso sono veramente esplosi. Poi si Ma anche se ti chiami assomigliano Cabrera, tendenzialmente giochi bene a pure. Sì, o baseball. Rodriguez o quelli. Eh sì. Vabbè, Vabbè, quelli sono i cognomi alla fine. Comunque, ultima posizione della Central, abbiamo quello che resta di St. Louis Cardinals, che sono partiti poveracci. per vincere la division. Io li ho messi addirittura primi in carrozza. Infatti Invece sono primi al ultimissimi, prima al contrario. contrario, 36-51, una stagione veramente imbarazzante, Sì. e non si Quella è salva una debacle nessuno. che non mi spiego, Non si francamente, salva cioè, veramente perché nessuno quest'anno. io Allora, non me la spiego, non ho ci sono spiegazioni a stati riguardo. veramente degli errori, soprattutto a livello dei vertici, perché ad inizio stagione avevano quel rookie, che adesso mi sfugge il nome, che era il battitore Walker, migliore, bravissimo Walker, che era il Jordan battitore. Walker. Era il battitore migliore di tutta la lineup, e hanno deciso bene di rimandarlo giù nelle minors. Hanno preso Wilson Contreras per sostituire il catcher che Yadier Molina. Molina, e dopo un po' è passato in DH, e dopo un po', boh, non lo so, l'hanno dimenticato da qualche parte. Ci hanno fatto di quelle decisioni che ti dici: ma che cazzo state facendo? Poi Adam Wainwright, che sarebbe il grande veterano, ha deciso di fare una stagione in più, avrebbe fatto molto meglio a rimanersene a casa e lasciare il guantone attaccato al muro Doveva per questa stagione. ritirarsi con Molina, lì era la fine della Sì, favola. ma infatti dovevano ritirarsi insieme. Poi, Così la leggenda rimaneva intatta. esattamente, invece adesso fa un'uscita di scena veramente scandalosa. E quindi, sì, St. Louis Cardinals, che alla luce di questi fatti, la posizione è quella molto migliore rispetto ad un mesetto fa, dove il rapporto vittorie-sconfitte era veramente molto più infelice. Adesso sono alla fine 4 punti di distanza dalla penultima, e quindi ci sta ancora dentro, però assolutamente insoddisfacente. Sono dei campanini d'allarme di una franchigia che non sa che pesci pigliare. Questi tancano, non ci Sì, sono se, non ci sono ma. non ci sono alternative anche, Ah, sì. quelli buoni che hanno, secondo me, li vendono al miglior offerente e ci abbracciamo, perché non hanno altre alternative. Li Devono venderanno già ricostruire alla deadline. su Walker e sugli altri prospetti che hanno. E St. Louis Cardinals storicamente hanno un sistema che produce un sacco di gente, l'abbiamo visto nel corso della storia. Però è un voto da do di meno, do, ecco, per dire. Perché non diamo F perché sì, insomma, Io li di meno. do di. Sì, sul D.
Andante, veramente. Ci più. Allora, con questa passiamo all'ultima divisione, per Perché la una gioia di F Teo. c'è ancora da dare, sì. Per Per la una F gioia di c'è da Teo, dare. vedo F che volano dappertutto qua. Allora, in prima Una, posizione ne, abbiamo una. la F, La cavolo. F. Allora, Atlanta prima posizione 58-28, Miami 51-38, Philadelphia 47-39, poi New York Mets 41-46 e Washington 34-53. Andiamo, dai, Atlanta prima posizione. Voto? S più. No, ma cos'è A che... più S, quello che volete. È S anche per me. probabilmente più forte degli Atlanta del 2021 che hanno vinto la World Series. Sono fuori di testa. C'è Ronald Acuña Jr. che quest'anno, Stagione, che ragazzi. finalmente non è infortunato, sta facendo di quei numeri da paura, che già prima si sapeva che statisticamente fosse uno dei battitori migliori della National Se League. volete ve le Quest'anno... leggo le statistiche. Vai, 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 ci sono io. vai, perché le ho lette anche io, ma bisogna magnificare agli 21 fuori spettatori cosa sta campo. facendo. Il buon Ronald ha battuto 21 fuori campo, rubato 41 basi e una media battuta di 337. Cioè, che cacchio, di cosa Così. stiamo parlando? Ma Cioè, poi non ti dico se sarebbe la tripla corona, ma più o tampoco ci meno. manca, veramente. Ma sono una squadra completa perché poi appunto anche da un punto di vista di partenti c'è Spencer Strider che sta facendo una stagione Madonna. veramente eclatante. Strider a 155K. Vabbè, a L'ho metà letto stagione. Cioè, io. ma stiamo scherzando, e c'ha 12 anni sto ragazzo, quindi va, nel senso giovanissimo. Alla metà, ne ha 24. Sì, 24 anni. È del secondo anno, se non Sì. sbaglio. Non è il secondo, è il terzo. È il secondo. Parte che sono imprendibili e hanno lo score migliore di tutta la MLB, hanno superato anche i Tampa Bay Rays nonostante le 13 vittorie consecutive d'inizio stagione. Insomma, io questi Braves, io lo dissi all'inizio anno che questi Braves sarebbero stati devastanti, sono devastanti, sono veramente devastanti. Sono da finale di Lega in carrozza, Sì, ma da wild non card, ci cioè sono dalla World problemi a dirlo a Series. riguardo. Sì, Ah, perché io li avevo pronosticati finale, male. dai, poi Li vediamo. avevo pronosticati malissimo io, perché li avevo messi terzi e secondo me avrebbe fatto fatica. E invece mi hanno stupito di brutto. E sono felice di essermi sbagliato. Comunque hanno un record pazzesco. Tra l'altro guardavo oggi che, secondo le previsioni degli esperti, sono la squadra con la maggior possibilità in percentuale di vincere le World Series. Una cosa tipo il 26, 25 o 26%, adesso non mi ricordo benissimo. Comunque sono la squadra più quotata. Ottima, È probabilissimo. ottima stagione. S, A, A più, non so, quello Sì, che no, per me volete. è un Comunque, S. voto Diamo loro S, pazzesco. chi li diamo? Sì, no, Ben dato all'S a Tampa, l'idea è che questi no. qui. Ma per forza. Poi, in seconda posizione, passiamo a Miami, che è una piacevolissima sorpresa. 51-38 di record, che comunque è un record onorevolissimo. E hanno un fenomeno, hanno beccato il fenomeno, ragazzi. Luis Arraez che batte praticamente con la media del 400, Non roba è che pazzesca. l'hanno beccato, gliel'hanno regalato, è Gliel'hanno diverso. regalato. Gliel'hanno Sì, regalato no, vabbè. per Pablo Lopez, se non sbaglio, cioè che è una trade del cazzo, Senza mi verrebbe da senso, dire, senza possiamo dirlo. senso. Cioè, perché? Per quale No. motivo? Cioè, anche l'anno scorso questo qua è stato il miglior battitore della Lega, dell'American League. Basta Che guardare i belle convocati scelte. dello Star Game, praticamente tutta È Atlanta. Vabbè, vero? giustamente, se non li dai quest'anno, quando glieli dai? È vero, è Adesso vero. non ho visto chi partirà a titolare, però non mi stupisce che tutti siano dei Braves, o comunque la maggioranza. Ah, poi è vero, Atlanta ha un Olson da 29 fuori campo, l'ho visto adesso, Porca che è tipo miseria. secondo nella Forza intera Marlins, ma MLB. dei Marlins, infatti, ne parliamo adesso anche Sì, no, bene stiamo dei parlando Marlins. proprio ora. Adesso, sì. Sicuramente uno dei trades più fruttiferi è stato quello di Luis Arraez, che sta producendo valide come una macchinetta. Adesso è di nuovo sul 388, è sceso, sale. Io gli auguro Scarsino. di chiudere la stagione sopra i 400. Poi hanno sempre, comunque, possono contare su Sandy Alcantara, Alcantara, come lo vogliamo pronunciare. Hanno avuto un inizio stagione non brillante e poi adesso una ripresa però devastante, perché hanno superato i Phillies, hanno superato i Mets che... Ne parleremo più tardi e sono attualmente in gara playoff e quindi almeno wild card e perlomeno sì, perché no? Perché no? Hanno tutte le carte in regola per arrivarci. Sempre che non i Phillies arrivano di soppiato, un po' meno i Mets. Esatto.
I Phillies arrivano in al realtà. terzo I Phillies posto arrivano. 47-39, 47-39, e mi sento di dire che è un ottimo recupero, perché mi ricordo che la stagione non era iniziata proprio benissimo. Esattamente. Erano proprio ultimissimi. Mi ricordo che avevano Poco ci fatto il record mancava. tipo di partite perse per una squadra reduce dalle World Series e nel giro di un mese, una cosa del genere. Quest'anno si stanno un po' cioè adesso si stanno un po' riprendendo e sono in lotta wild card. Al momento sarebbero dentro come terza forza per le wild card. Sarebbe Non anche un posto so. meritato, perché alla fine questi qui hanno avuto mezza squadra rotta, È quello, praticamente hanno fino a iniziato con. maggio. Vero Bravo, Bryce? esatto. Vero Bryce? Uno dei tanti, no, 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 è Ma non stato solo uno. lui, No, non solo lui. Perché esatto. questi qui non hanno risorse per tutta la stagione. Eh? Un altro che avrebbe fatto molto comodo Sì. ai Phillies. Sì. Però ti dico, questi qui hanno avuto un recupero clamoroso, meritato, e meritano di essere nei primi due o tre posti, più secondi che terzi. Ecco, secondo me la lunga Philadelphia cavalcherà Miami, Sì, è però probabile. arrivano. Cioè, poi Bryce Harper è tornato a fare Bryce Harper, perché insomma, a parte che voglio vedere come reggerà poi il rientro serio, perché è appena rientrato in realtà Harper da un mesetto, peraltro recupero dalla Tommy John clamoroso, vabbè, 160 giorni, una cosa del genere. Cioè, incredibile. un giocatore in media sta fuori praticamente un anno intero, un anno e mezzo. Lui, tipo, metà anno è tornato. E Braghi. Clamoroso, Sì, clamoroso. sì. No, ma arrivano, eh. Arrivano. Io li do B a Filadelfia per il recupero. Sì. Poi passiamo a Teo. Mi dispiace, però ci siamo arrivati. Ne È dobbiamo parlare. È quel momento lì, è quel momento della. Abbiamo cercato Eccomi qui. di spostarlo più in là possibile, No, ma ormai ma siamo in fanculo a sta chiusura. squadra di Sono qui. incapaci, New York maledetti. Mets 41-46. Delusione più grande della Lega, direi. F, ma porca 41-46, troia, sì. sì, F, ma perché, ragazzi, cioè, abbiamo detto lo stesso discorso che abbiamo fatto prima con i San Diego Padres, e qua è pure peggio in realtà, perché questi sono anni che puntano a fare quello che devono fare. L'anno scorso sono venuti a una stagione regular season incredibile, 100 e passa vittorie, playoff, poi vabbè, è finita quella sconfitta al primo turno contro i Padres, va bene, però dici, vabbè, 100 vittorie, boh, dai. Hai tutti i tasselli a posto, fai il mercato investendo quello che devi investire e vai. No, cioè, anche qui siamo una collezione di figurine più o meno, con l'unica differenza che sono figurine un po' sbiadite, perché purtroppo Scherzer sta sottoperformando alla lunga, al netto della squalifica, vabbè, ma in generale Verlander, idem con patate. Le partite punto a punto tendenzialmente si perdono, e quello fa tanto. Però il bullpen è il grosso problema di questi Mets, cioè dovessi fare un investimento estivo sul bullpen, perché più o meno l'attacco va anche bene, cioè non è un brutto attacco, solo che sai, con l'attacco non vinci le partite. Cioè io ho visto delle partite, una contro Houston persa tipo 12-8, cioè, e quando fai 8 punti a baseball tendenzialmente vinci, non perdi, noi perdiamo, è quello, Gli cioè. manca il monte di lancio, perché quest'anno stanno Sì. sottoperformando, a parte uno che dicevo prima, Christian Kodai Senga, che è un'ottima scoperta. Lui è Bell'acquisto, l'unico che sta mantenendo un po' Sengà, la tanta baracca. roba. Sì. Lo Cosa? sta mantenendo un po' la baracca attiva, perché se no non so dove sareste stati. Ah, Cosa ci beh, dicevi? eravamo con Washington. Ah, Sì, beh, mamma mia. eri con Washington. Non è che sei, hai molte alternative, eh. Grande sorpresa di quest'anno dei Mets è Francisco Lindor, Alvarez, il rookie, quello Beh, che è salito su. sì. Lui sta giocando veramente bene. Ma allora, i Mets hanno un buon sistema, perché hanno lui, hanno Mark Vientos, Brad Beatty che sta già giocando, insomma, anche lì stanno facendo una sorta di figurine di grandi campioni con alcuni giovani, però bisogna capire che strada intraprendere, cioè, quest'anno bisogna risollevarsi, ma ripeto, il bullpen va sistemato, il resto in realtà va già bene così, però. Se continui così, devi vincere le partite immediatamente dopo lo Star Game, altrimenti non vai da nessuna parte, fai la fine di San Diego e sei fuori dai playoff, meritatamente, tra l'altro. Per i telespettatori che sono rimasti, sono tifoso dei Mets, se non si fosse capito, però. Cosa fareste a deadline? Cederesti Selvaggio oppure compreresti ancora qualcuno per cercare di rientrare nelle wild card almeno? Compro qualcuno nel bullpen per farli rientrare nelle wild card.
E poi se devo svendere, svento all'off-season 2024. Ci sta. Perché Vabbè, che poi i dopo contratti tre sono anni belli di grossi. investimenti, hai fatto una qualificazione ai playoff, uscendo male, tra l'altro. Insomma, due domande devi comunque fartene, cioè. Bene, passiamo all'ultima squadra che, vabbè, c'è poco da dire, sono i Washington Nationals. Vabbè, si sapeva che dovevano arrivare lì, quindi io direi anche qua una C d'ufficio. Hanno veramente poca roba. Cioè, io no, mi sono segnato solo Lane Thomas, che sembra essere l'unico buono là in mezzo, Lane e Candelario, vabbè, Candelario Thomas, Victor Robles e Otto Fabbri Ferrai. sì, Sì, direi. in realtà. E niente, quindi C d'ufficio, C Sì, d'ufficio anche penso di per Silvia. lui, ci sta. Quindi, La ragazzi, domanda è, come dici, sarebbero dici gli tutto. accoppiamenti playoff finissero così? E Perché sarebbe adesso interessante, no? C'è anche ve li proprio il dico. bracket. No, Beh, te lo puoi costruire in realtà. il bracket non ce l'ho sotto mano adesso, però credo che quella col miglior record si becchi il bye. Il Sì, primo va al turno secondo di bye, turno, insieme, le prime due si beccano il bye, quindi in e questo poi caso dopo sarebbero praticamente è Tampa. terza contro sesta e quarta contro quinta, Ok, in ordine di classifica. sì, mi sa che sì. Quindi il Però ho primo turno davanti, sarebbe Minnesota in American League contro la vincente tra Yankees e Toronto, perché sono pari. Quindi boh, farebbero lo spareggio, presumo. E una poderosa Baltimore-Houston sarebbe il primo turno adesso, a metà è stagione. esattamente quel punto dove Baltimore esce, se mai dovesse arrivare ai playoff. Mentre di là Atlanta e Arizona avrebbero il bye e ci sarebbe Cincy contro Phillies e Miami-Los Angeles Dodgers. Bello. Beh, sai che bello, Fischia, Miami contro Los Angeles. Sai che bello, Bene. no? Con Ma Miami che magari. avrebbe il vantaggio del fattore campo, peraltro, Beh. perché ha il record È migliore. vero, è vero. Tu pensa. Pensa, 51, 40, 38 38 Miami, 49, 38 Dodgers. Los Angeles. Sì, Due sì, sì. vittorie in più. No, Comunque ho qua vabbè. sotto l'accoppiamento, ho qua sotto la wild card race. E per ora alle wild card sarebbero qualificati gli Orioles, gli Astros e una tra Yankees e Blue Jays, perché hanno il record pari. Poi seguono Red Sox, gli Angels, i Mariners e i Guardians, che hanno 4 partite e mezzo di distacco, quindi è abbastanza stretta. Invece in National League si qualificherebbero i Marlins, i Dodgers e i Phillies, e poi seguono Giants, Brewers, Mets, i Padres, i Cubs e i Pirates, che hanno 7 partite e mezzo. Quindi anche qui è un Troppe po' squadre in tantino. National League. Quando È Fede diceva un la po' un wild card della macello. National League, il motivo è quello. Cioè, È quante vero. squadre sono competitive per la wild card? Boh, 7, 8, cioè su 16. Vabbè. Troppe. Sono tante. E niente, io come prediction delle World Series avevo messo Houston contro San Diego. Ho detto Padres in 6. Padres in 6, sì. Oh, Houston magari Ma ci arriva anche quest'anno. I Padres forse no, ecco. stacco Ne girati a questo punto, sì. riparliamo a ottobre, dai, ne riparliamo tra qualche mesetto. E vediamo adesso io come per chiudere, visto che siamo qua già quasi ad un'oretta e mezza. Yeah, sì. Vi chiederei i vostri personali MVP delle due leghe e poi un eventuale Cy Young delle due leghe e poi un pensiero finale sulla prima parte di stagione e un pensiero sulla seconda parte che arriva. Ditemi. Ma allora, per quanto riguarda l'American League, io penso che siamo tutti e tre d'accordo che se non lo vince quest'anno Shohei Ohtani, quando lo deve vincere l'MVP? Quindi MVP Shohei Ohtani. Per quanto Sì, riguarda mi associo. National League, per me è Ronald Acuña Junior, cioè non c'è Mi associo nessuno, anche qua. credo che non sta facendo meglio di lui. Quindi questi L'Homerun sono Derby chi lo vince? Boh, lo auguri. sport lo vince. Lo sport. Auguri. Pete Alonso ce la metterà tutta, lui è incredibilmente sempre che sta giocando alla World Series quando fa l'Home Run Esatto. Derby. Ma non lo so, c'è comunque anche Ronald Acuña, quest'anno c'è Sì, no, ma Adiran l'Homerun Derby quest'anno è divertente da vedere. C'è un sì, sacco di secondo me anche. giocatori di un certo livello. Però No, punterei gli su MVP Ronald. della American League sono facili da dire, facilissimi, cioè anche della National League, Acuña, Ohtani, sì. Sul Cy Young, boh, Lì è già più difficile.
In America League io dico Ohtani, assolutamente, anche lì. A questo Beh, punto sì. sì, Sì, potrebbe o vincere McClanahan, o tutto. McClanahan, di nuovo, anche se è Anche. rotto, però. Però è rotto, sai, quell'altro invece no. National League, boh. Gallen, Ce n'hai di appunto calciatori competitivi? Jack No. Gallen. Ancora? No, vero. Ma guarda che non penso l'abbia vinto. Non Gallen esiste. ha 11 vittorie, ha maggior numero di vittorie in Sì. National League, Allora a quindi questo non è punto proprio uno ci può scarso. stare Gallen, ci può stare forse qualcuno, non so, o Clayton, Esatto. se fa ancora il braccio sinistro di Dio. Per me lo rivince Kershaw, dai, a 36 anni lo rivince lui, dai. Speriamo, sarebbe un bel colpo Dai, per per lui. il Fa un po' come il romanticismo. Verlander, fa un po' come il Verlander dell'anno scorso che a 39 l'ha vinto. Sì. Quindi non è, tornando dalla Tommy John, quindi Why non è not? proprio poco. E ora dai, ditemi un pensiero sulla prima parte di stagione e come vedete la seconda. Allora, guarda, il mio pensiero sulla prima metà di stagione è molto semplice, cioè il nuovo regolamento ha salvato il gioco, punto. Partite più godibili, è un gioco più fluido, più televisivo, il pubblico lo può capire meglio, insomma, magari c'era qualche dubbio all'inizio della stagione, anche noi un po' le avevamo, eravamo molto su chi va là. Dopo i primi mesi di stagione posso dire, ragazzi, ben vengano le nuove regole e che rimangano queste per un bel po' di tempo. No, sono assolutamente d'accordo con Matteo su quanto riguarda le nuove regole, nel senso che hanno assolutamente giovato sulla godibilità delle partite, anche sulla loro durata, quindi magari sai, la inizi e riesci ancora ad andare a dormire prima, cioè, vedendola finita la partita. Per me personalmente è molto interessante, da tifoso degli Orioles è normale, seguire la MLB e avere la tua squadra del cuore che ha senso e sta facendo un percorso che è valido e che sta portando a qualcosa, seguo la stagione con ancora più piacere. Però ecco sì, è veramente una bella stagione perché piena di sorprese, storia, cioè chi non sta guardando questa stagione si sta veramente perdendo qualcosa di speciale. Sì. No, Sì. mi associo anch'io a tutti e due i discorsi, nel senso che sono super contento delle nuove regole, perché secondo me il baseball era diventato veramente troppo pesante anche per noi, che comunque è uno sport a cui piace, però mi metto nei panni di uno che magari si approccia per la prima volta e vede una partita che dopo 3 ore è alla sesta ripresa, capisco che comunque sia abbastanza pesante. E poi perché appunto ha salvato il gioco nel senso che ci sono molte più, c'è più azione, più valide, più rubate per le basi grandi, c'è l'orologio, quindi il gioco ha assunto un po' più i connotati per fare un parallelo con uno sport che non è proprio la stessa cosa, ma simile, il football americano, che ha tante pause, però è godibile allo stesso modo, Esatto. perché comunque in quel poco tempo in cui c'è azione, le azioni sono molto. Cioè, movimentato Molto ed è dinamico. godibile Sì. da seguire. E invece sull'altra parte del discorso, sì, vabbè, da tifoso Dodgers, appunto, detto prima, sono contento. E come stagione in generale, penso sia una bellissima stagione, molto divertente, sia per le nuove regole, sia perché abbiamo un sacco di sorprese. Cioè, a marzo chi è che l'avrebbe mai detto che i Pirates sarebbero stati lì, i Cardinals ultimi, Cincinnati prima, i Mets quarti oppure Arizona prima, cioè comunque abbiamo avuto un sacco di sorprese e quindi anche da quel punto di vista sono molto contento. E adesso vediamo la seconda parte di stagione, adesso c'è lo Star Game, c'è la pausa di una settimana e poi mi aspetto Houston che si riprenda comunque almeno le World Series perché li vedo veramente troppo più forti degli altri. Bisogna vedere Atlanta come si comporta, se riesce a mantenere un po' il rendimento che ha avuto fino adesso e vediamo dalle altre parti cosa succede. Nuove regole, aumentata la visibilità, poi dopo rispondo alla tua domanda. Dal punto di vista televisivo, sicuramente sì, perché appunto come diceva Christian, secondo me le nuove regole invogliano anche il pubblico più giovane evidentemente a vedere direttamente queste cose qui. Sullo stadio americano dipende, perché per esempio ho letto che i bar dello stadio americano hanno aumentato l'inning dove possono vendere le cose, perché le vede sono più brevi e quindi prima vendevano fino al settimo inning, adesso fino all'ottavo, perché se no non ci stanno dentro quei costi. Però sì, insomma, dal punto di vista dello sport in sé,
è molto migliorata la visibilità. Sì. Dal punto di vista del marketing allo stadio, forse un po' meno, ecco. La coperta è sempre un po' corta, però sai, in un mondo dove tendi a spettacolarizzare tutto, effettivamente ci può anche stare. Vero. Questa Mi è sembra la di aver risposta all'utente letto. Luigi che ha scritto questa cosa qua. No, mi sembrava appunto, volevo rispondere anche io a lui, mi sembrava di aver letto un articolo che comunque anche a livello di affluenza agli stadi c'è stato un leggero aumento in questa stagione rispetto agli anni precedenti, che sia poi grazie a le nuove regole, che sia poi alcune squadre sono diventate più interessanti rispetto all'anno scorso, non saprei dirlo. Torno a bomba sul discorso di prima, sulla seconda parte di stagione. Spero che i mezzi si risollevino perché non possono fare cagare così tanto, perché altrimenti, vabbè, più che altro perché per una volta che hai degli investimenti è giusto che prima o poi vadano in porto, Certo. però appunto le mosse di mercato che avrei suggerito sono quelle, ma ripeto, noi siamo tifosi e loro sono dirigenti di una squadra MLB. Sarebbe molto bello che alcune favole si concretizzassero, quindi Arizona ai playoff. Magari appunto Miami che si qualifica con la wild card con questa bella squadra, i Tampa Bay Rays che magari vincono il titolo, sarebbero veramente delle belle favole, no? E sarà divertente poi ritrovarsi a ottobre a vedere cosa succede e parlarne insieme. Va bene ragazzi, abbiamo fatto anche questo giro, abbiamo fatto 1 ora e mezza, diciamo che ci siamo, ne abbiamo avuto da parlare, Ne dai, abbiamo avuto. sono, penso sia Sì. andata bene anche questa volta. Dai. Allora, passerei ai saluti, a fare tutte le marchette varie, visto che siamo personaggi del web. In Ah, Matteo, ma non hai realtà, fatto vedere i cartelli. vabbè, lo Vabbè. stesso. Erano al contrario male. Vabbè. Pensate del web, abbiamo tutti un lavoro, grazie a Dio. Quindi, cioè, nel Sì. senso, l'abbiamo sempre detto all'inizio: cioè, chiunque guardi il video anche in differita, anche, poi anche spero ricaricato sui nostri profili, così, cioè, non siamo giornalisti per niente, facciamo altro di mestiere. Siamo solo tifosi che ci divertiamo a parlare in allegria di baseball e di sport in generale. Ecco. Va bene, ragazzi, grazie mille. Intanto vi ringrazio tutti e due per aver accettato l'invito. È stato fantastico avervi qui Grazie con me un'altra volta. a E te. No, grazie a te, anzi, cioè, sempre un onore. grazie a Teo, Matthew Torgard, andate a vedere i suoi video su YouTube, parla di baseball, parla di Formula 1, Superbike, di MotoGP, di chi più ne ha più Di ne metta. tutto. Grazie. Ho parlato anche di curling quando abbiamo vinto l'oro olimpico, rendetevi conto. Veramente di tutto Esatto. più. Sul mio Grazie. profilo Instagram c'è il link al canale, andate Esatto. pure. Invece dall'altra parte, grazie a Christian in arte Puma Zeta, grazie mille Chris Grazie per averci dato queste ottime previsioni sulla Lega. È stato bellissimo, ragazzi. Lo rifacciamo sicuro, a te. vero? Ma Un'altra certo, volta. Fine ormai non c'è stagione. due senza tre, dai, oramai Ormai è fatto un'abitudine, 30, fai siamo 31. A un'abitudine. ottobre, lo facciamo a ottobre prima dei playoff, dai. Facciamo prima dei playoff e post playoff, dai. Vai. Facciamo Perfetto. Ottobre è il nostro mese. ormai Ci sta, ci sta. siamo lanciati, non ci ferma più nessuno. Ci sto, ci sto. Anche un grazie ai videospettatori, spettatori che ci hanno dedicato il loro tempo e sono stati con noi, magari anche Esatto. soltanto 5 minuti. Grazie a cuori di tutti, grazie Luigi per i Veramente. complimenti, grazie Grazie Teo. anche a chi Grazie recupererà il a tutti, ragazzi. video in differita. Grazie a tutti davvero. Chi c'è stato oggi e chi ci sarà, perché poi non sparisce questo video. Assolutamente. Grazie al pubblico assolutamente, grazie per averci seguito. Niente, ragazzi, ci vediamo presto. Ci vediamo presto, restate connessi che il baseball non si ferma mai. Yes. Ci vediamo presto, ragazzi. Ciao, Buonanotte a tutti. buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Ciao, Ciao. ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.